Buongiorno ragazzi, come vedete sono sempre nel mio bellissimo casolare abbandonato nel Reggiano perché oggi il marrettone vuole essere d'aiuto a qualcuno. Nel gruppo Facebook KTM Italia, qualcosa del genere, qualcuno voleva aiuto riguardante il collegamento dell'interfono del cellulare al TFT della moto e io sono qui per aiutarvi. Certo, un video del genere non lo so, non l'avrei voluto fare, anche perché per me queste sono cose abbastanza semplici, ma capisco che per qualcuno meno avvezzo, si dice avvezzo, non lo so, e alla tecnologia possa risultare un po' più complicato. Intanto guardate la moto in che condizioni è, e ho appena finito la hat e praticamente non l'ho neanche lavata. Volevo farvi vedere qua in che condizioni sono i tasti, la paperella sempre operativa, le Mitas 010 che ho utilizzato e adesso non so se far uscire, dove cazzo sto inquadrando, non so se far uscire, continuare con una linea temporale i viaggi sulla Transpirenaica oppure mettervi questo video dell'hat che secondo me merita. Adesso escogito qualcosa, ma da notare anche la nuova sella Rally Power Parts e 2,5 cm più alta dell'originale, più comoda perché in gel, ma essere sincero con l'originale non mi sono trovato male, era solo soltanto per spendere sti 200 euro e perché erano di troppo, capito? Le pezze al culo ragazzi, le pezze al culo. Quindi prima facciamo un piccolo assunto e focus sul TFT che comunque merita e poi brevemente colleghiamo sia il cellulare che l'interfono alla moto. Ciao ragazzi, sono qui, ready to race. Allora, come potete vedere, questa è la schermata principale di quando imposti la mappatura rally. Allora, ci dà inizialmente un po' di informazioni, cavalletta laterale, la prima, il controllo di trazione, a che livello è, il livello del carburante, temperatura, ora, e poi questi che ci interessano dopo. Allora, se andiamo nel menu, ok, infomoto, io mi sposto perché altrimenti non vedete una benevata minchia. Infomoto, inizialmente vi dirà quello che sono, ok. Qua vedete le gomme verdi, ma a me il sensore di pressione non hanno mai funzionato. Al tagliando dei 15 dovrei far risolvere. E come vedete qua, queste sono le pressioni standard e qua ti dovrebbe dare la pressione veritiera, ma non c'è mai. Qui ti dà tutte le informazioni, la manutenzione, gli allarmi, eccetera. E info viaggi, ecco, qui andiamo a selezionare il ride mode. Ecco, io lascio sempre modalità rally, oltre che perché è la più figa, mi piace di più come quando è sul TFT, ma anche perché mi dà due impostazioni in più, che sono la risposta dell'acceleratore. Possiamo selezionare sport, off-road, rally, street. E una cosa abbastanza comoda, ma come vi ho detto nella recensione della cappona, è un po' un'arma a doppio taglio, perché queste ti cambiano notevolmente l'erogazione, la sensibilità proprio dell'acceleratore della moto. Quindi non ci prendi come se guidassi una moto diversa ogni volta. E cosa dire nel ride mode, che questo qua per esempio rally è soltanto se installi il pacchetto tech pack. Su street, sport e rally abbiamo i 160 cavalli, mentre sulla mappatura rain e off road ne abbiamo solo 100. E qui non abbiamo la possibilità di selezionare le altre due impostazioni, che sono la risposta dell'acceleratore e il regolamento dello slittamento, che io, essere sincero, lascio sempre a uno per non saperne leggere e scrivere, o proprio la disattivo. E quando sono andato a fare il corso off con Jordi Manzoni in moto con Gigi e tutto al Castello del Pozzo, mi ha detto che se impostiamo ride mode rally, il controllo di trazione si è attivato, non funziona a un giro di ruota, ma funziona a due giri di ruota posteriore. Quindi in certe situazioni la modalità off-road, scusate, potrebbe tornare utile. Qui
Dovrebbe esserci l'impostazione navigatore se installi il KTM MyRide, cose che io non ho fatto, oltre che sono povero perché nessuno me ne ha parlato bene, ma proprio me sento una necessità, visto che utilizzo Google Maps da una parte e Osman dall'altra, e avere qui un piccolo navigatore con una freccetta me ne faccio ben poco. E io ho installato le Ma manopole. si vede qualcosa? Ma me ne vata minchia. Allora, come vi dicevo, qui c'è l'impostazione manopole. Se avete montato quelle riscaldate, e sempre tramite il cursore potete selezionare il livello fra off, alto e basso e medio, scusate. Ok, se la moto è ferma, potete utilizzare il Bluetooth e collegare cuffie pilota e il telefono, che adesso vi faccio vedere. E infine queste impostazioni, che sono le impostazioni, generali della moto. Gli interruttori personalizzati, vi faccio vedere, C1 e C2, no? Se io vado nel menu, vedete che ho impostato C1 in modo ABS e C2 audio. Allora, perché? Perché visto che io lascio sempre, cioè l'unica cosa che cambio io quando vado in strada e in off è l'ABS. Perché in off lo tengo disattivato e su strada lo attivo, anche perché con l'ABS disattivato non si attiva il cruise control. E parlando anche di manopole, e come dicevo nella recensione, mi sarebbe piaciuto un altro pulsante, perché adesso su C1 e C2 ho impostato quindi l'ABS e l'audio. Quindi per attivare le manopole devo andare nel menu, selezionare l'impostazione manopole. Ma quando poi monterò i faretti a fendinebbia, succederà la stessa roba: andare nel menu. Quindi avrei preferito almeno altri due tasti. Peccato. E poi altra cosa: vedete qui che abbiamo questo livello, che è il livello che è dello slittamento a ruota posteriore. Noi lo possiamo aumentare o diminuire con i tasti che solitamente utilizziamo per attivare il cruise control. Un paio di volte mi è successo che avevo disattivato questo, che è il cruise control, vedete? Questo pulsante attivo e disattivo il cruise control. Quindi pensavo fosse attivato e quindi giocavo su questi livelli dello slittamento della ruota. E un paio di volte diciamo che era a 8 e mi sono ritrovato a 1 e mi stava ammazzando. Oppure, piuttosto che attivare il cruise control, premevo il clacson o viceversa. Le impostazioni TPMS sono i sensori. Io, come vi dicevo, li lascio in off perché non vanno. Se lascio predefinito, dopo un tot di chilometri mi spunta sensore posteriore e sensore anteriore, quindi piuttosto che far venire fuori il pop-up, li lascio disattivati. Possiamo mettere personalizzati se cambiamo l'impostazione, ma io ancora non ho utilizzato perché non funzionano. L'anti-relay attack è una specie di sicurezza, io l'ho attivato una volta senza sapere cosa cazzo servisse e mi sono trovato con la moto bloccata. Sono dovuto cercare su internet il funzionamento. Il tema display notte automatico cambia il colore, lo lascio notte perché fa figo. Ecco qua l'illuminazione tasti, quindi anche di notte, vabbè che non ce ne sono tanti, però possiamo impostare su media, scuro, off o chiaro. E DRL sono i luci diurne, i Bluetooth on, quick shifter, se abbiamo installato il tech pack è selezionabile, quindi su on e off. Il hold control, start control, la cosa in salita, e ci aiuta nelle partenze in salita. Io l'ho disattivata, adesso mi riprendo qua. Io l'ho disattivata perché, a differenza del GS che si attiva tenendo premuto il freno, questo si attiva ogni qualvolta si fa tipo una discesina. E la volta che sono caduto nel deserto, probabilmente è stata colpa di sto il start control, che si attiva in automatico anche quando non lo vuoi. Poi, l'indicatore di cambiata, test luci, se funzionano questi perché ha il light cornering destra e sinistra, ora data, lingua, riscaldamento e tutte queste belle funzioni. Ok.
Sapete poi una cosa che odio di questo TFT? Ah, non c'è la spia della riserva carburante. Quindi quando sarete in riserva vi spunterà il triangolo arancione e tu dici, oh merda, che è successo? Alla fine solo devi soltanto andare a mettere benzina. Adesso andiamo a collegare il cellulare e l'interfono al TFT della moto. Andiamo intanto nelle impostazioni del Bluetooth. Se avete già collegato o provato a collegare, fate di disconnettete tutto e ripartite da zero. Impostazione Bluetooth attivata sulla sul telefono. Andiamo nelle impostazioni, faccio partire, quindi andiamo su impostazioni generali, andiamo su Bluetooth, telefono, nuovo collegamento. Sta cercando l'iPhone, modalità ovviamente trovami. Dispositivo, cerca, ecco, iPhone di Federico. Clicchiamo, selezioniamo. Codice di accesso è lo stesso che mi darà abbina qui e abbina sulla moto. Sincronizzare i contatti, ok. Collegamento in corso. Connessione riuscita, che culo, alla prima botta. Ok, quindi abbiamo già il telefono collegato. Adesso facciamo la stessa cosa con l'interfono. Io utilizzo un Sena 30K. L'accendiamo. Dice qualcosa? Pronto? Ecco, dice ciao. Ok, con il pulsante vado, cioè, entro nel menu configurazione. Accoppiamento telefono. Ok, accoppiamento telefono. Ok, qui sta cercando. Adesso andiamo nella moto, dice cuffie pilota. Selezioniamo e diciamo nuovo collegamento. Nel frattempo, come potete sentire, l'interfono modalità accoppiamento telefono principale. Vediamo se lo trova. Sì, Sena 30K, confermiamo. Collegamento in corso. Connessione riuscita. Adesso se torniamo indietro, vedete che queste due, dove lo metto? Queste due, questo è il telefono collegato, questo è il casco. Quando non ci sarà il telefono collegato, questo sarà sbarrato e il casco, piuttosto di essere bianco, sarà nero. Che dite? Adesso proviamo ascoltare un po' di musica, vediamo se va. Allora, come vi dicevo, io su C2 avevo impostato l'audio, ecco, e adesso mi spunta l'impostazione audio. Quindi se clicco qui, ok, si dovrebbe sentire la musica dentro il casco. E si viaggia! Allora, la cosa comoda è che tramite questi pulsanti possiamo cambiare il brano e, a differenza del GS, con questi su e giù possiamo anche alzare e abbassare il volume, cosa che sul GS non riuscivo a fare perché serviva il casco BMW. Adesso la gente mi prende per matto. Un'altra informazione: quando avremo collegato cellulare e interfono al TFT e potremo ricevere le chiamate e verrà qui scritto il nome di chi ci sta chiamando, ma a differenza del GS non possiamo effettuarle direttamente dal TFT, possiamo soltanto rispondere. Ci sei, Tato? Vai, sei partita? Ok. E visto che ci siamo, vi faccio anche vedere... Sbagliato, spegniti. Vi faccio anche vedere una roba che mi avevo comunque chiesto. E qui, dove c'è il traversino del GPS, del navigatore, è quello originale KTM. Ho messo due fascette, ho attaccato il quad lock, quello della bici, e qui ho messo il wireless charger, che devo dire, insomma, non mi fa impazzire, al di là delle dimensioni. Ma non so perché con l'iPhone, quando mettevo Google Maps, me lo impallava. E quindi momentaneamente l'ho installato qui dove Osmand e l'LG Velvet, che ho dovuto cambiare perché è uno dei pochi Android impermeabili che costicchia relativamente poco. E qui ho l'altro quad lock dove metto l'iPhone. E vi faccio vedere anche come ho impostato le ricariche. Dalla presa, come dire, auto, faccio uscire questa presa con USB-C che va a finire dentro la borsa dove carico le batterie della GoPro, dell'Insta e altre robe. Quest'altra
che va a finire qui dove c'è il caricatore wireless, quindi carico il navigatore con Osmand. E infine dalla presa sotto al serbatoio faccio uscire questo che carica l'iPhone. Funziono così io, non c'è tanto da sperimentare. Allora, spero che questo breve tutorial vi sia stato utile. E consiglio, non collegate il cellulare all'interfono, perché potrebbe dare un po', creare un po' di conflitto. A me è successo, ogni tanto si collega normalmente, ogni tanto si collega prima il telefono all'interfono e quindi al TFT ogni tanto sballa e non mi dà l'impostazione della musica. Per il resto, grazie per queste idee meravigliose di questi video. Se avete domande scrivetemele qui. Dovrebbe funzionare con un po' con tutti gli interfoni, anche quelli meno recenti. Ringraziamo i ragazzi del gruppo KTM per avermi fatto fare questo video di merda. Ciao! Telefono connesso. Come telefono, porca la puttana.